Assessore Scajola, prosegue la battaglia per difendere, diciamo, le concessioni balneari, difendere anche la proposta di legge della Liguria. Oggi vi siete collegati con gli esponenti del mondo balneare del resto d'Italia, così? Sì, oggi a Massa Carrara c'è il grande evento denominato Balnearia, che è un incontro nazionale di tutte le categorie che rappresentano i balneari in Italia. Col presidente Toti dovevamo essere presenti, ma a causa concomitante consiglio regionale siamo dovuti rimanere a Genova, ma ci siamo collegati lo stesso in videoconferenza con Carrara, dove era anche presente il neo ministro Costa, che dovrà seguire la questione Bolkestein, e abbiamo potuto dire e ribadire quello che noi come Liguria pensiamo, ovvero che riteniamo che la Bolkestein non debba toccare le imprese balneari italiane. Io parlo per la Liguria, ma essendo anche capofila nella conferenza Stato-Regioni per il demanio, mi sento di parlare anche per i balneari italiani. E quindi noi chiediamo che il governo italiano dia un segno di vita, faccia qualcosa. Vediamo la Spagna, vediamo il Portogallo sulle questioni Bolkestein, che hanno avuto ottenuto proroghe importanti. Vediamo ancora ieri l'Inghilterra di Cameron, che ha chiesto all'Europa, su aspetti che non riguardano il demanio, su altri aspetti fiscali, normativi, delle proroghe che l'Europa gli concederà. Ovvero tutti chiedono all'Europa qualcosa e ottengono, l'Italia non chiede. Quindi questo immobilismo non va più bene, l'ho ribadito al ministro Costa, che incontrerò nelle prossime settimane a Roma personalmente per ribadire questo discorso. Noi non vogliamo fare dei favoritismi, noi vogliamo tutelare le nostre aziende, tutelare chi lavora. In Liguria sono quasi 5.000 imprese, in Italia sono 30.000 imprese, sono tante famiglie, tanti lavoratori che non possiamo rischiare di mettere per strada e al loro posto vedersi insediare multinazionali, nati internazionali che arrivano e che dettano legge solo per questioni economiche. Il mondo delle spiagge, il mondo dei balneari è anche una tradizione, è anche una cultura che si tramanda di famiglia in famiglia e che dà ogni anno tanta economia all'Italia, è uno dei maggior PIL che abbiamo e quindi dobbiamo mantenere e curare. Noi ci stiamo impegnando su questa strada, le altre regioni cominciano a venirci dietro, speriamo di portare a casa un risultato.